18 su 22. Cioè, oggi il centro-sinistra è il partito comunista del 48. E il problema del PD è che non ha aggiunto niente a quello che prima era il partito comunista, dal punto di vista del radicamento. Ma il problema altro è la crisi dei partiti, proprio del loro rapporto con la società, che ha spinto determinate componenti sociali ad andarsene, a uscire. Per cui oggi noi ci troviamo di fronte per la prima volta a un partito nazionale che non è un partito. E ho detto, guardate, qua abbiamo un non partito, perché Scatale si definisce, che è primo in 50 province e secondo in 40, spalmate su tutto il territorio nazionale, che è il Movimento 5 Stelle, che è un partito, tra virgolette, un fenomeno politico nazionale dal punto di vista della distribuzione. Poi, volete vedere gli altri dati? Dal punto di vista della struttura sociale, il Movimento 5 Stelle è il primo tra gli operai, è il primo tra gli imprenditori, è il primo tra i liberi professionisti, è il primo tra gli studenti. È il primo tra i giovani. Gli studenti, quindi tra i giovani. Guardate, tra i giovani meno di quanto si pensi, 29% secondo me. Sotto, che mentre altrove arrivi con il 40. Il PD tra chi è il primo? Qual è l'unico gruppo sociale? Bravissimo. E il PDL? E Casalinghe. Cioè, e voi immaginate, cioè noi abbiamo un'alleanza nazionale, una maggioranza che è il partito delle casalinghe e quella dei pensionati. E voi pensate che questo... E voi immaginate che possa guardare il futuro del paese o dare un futuro? Questo è uscito. È uscito il fatto che i partiti maggiori che hanno interpretato la maggioranza dei cittadini, che hanno risolto e riassunto in sé le domande del paese, si sono talmente delegittimati, hanno talmente perso il rapporto con la società, da offrire a un autobus, io lo definisco così, che passava lì in quel momento, un sacco di viaggiatori. Sono saltati lì perché c'era lui lì in quel momento. E se ne sono andati dall'altra parte, hanno svuotato e hanno la base sociale, della base sociale, i due principali soggetti politici. Per cui, lo dicevo, io poi scherzavo, dicevo, ma... c'era anche uno dei dirigenti, un parlamentare del Movimento 5 Stelle, quello che discutevamo con me, che diceva, qua c'è una strana situazione dove c'è l'unico partito nazionale che è un non partito. Evidentemente questo è un non paese e io nego di essere il Diamanti, cioè in questo caso siamo tutti una non identità. Però la cosa... che tu facevi riferimento a quello che ha detto, a uno degli interventi che ha fatto Grillo. Se io devo dire la verità, quello che mi colpisce in Grillo è esattamente, cioè nel Movimento 5 Stelle, del rapporto tra Movimento 5 Stelle e Grillo, è che Grillo agisce esattamente come un leader politico di questa fase. Molto attento alle logiche del marketing, attenti che lui, guardate che quello è un soggetto, proprio perché è fatto così, la base elettorale del Movimento 5 Stelle, emerso a 25 di febbraio, è un terzo di voti che vengono da destra, un terzo di voti che vengono da sinistra e l'altro terzo dall'area del non voto degli uffici degli estranei. Quindi voi non gli sentirete mai fare un discorso politico specifico, perché è assolutamente consapevole di questo. Per cui, visto che ha svuotato lui il bacino rivista, proprio l'ha svuotato, dove la Lega ha perso più di metà dei suoi voti, ma
1.700.000 voti, roba del genere, proprio dove è. Lui, nei confronti di questi, perché questo sa essere rispondere agli istinti di una parte dell'elettorato, sul tema non soltanto della battuta che ha fatto, ma dello Ius Soli, dice esattamente quello che dice, cioè lui si rivolge a questi, così come quando va in Sicilia dice che la mafia in parte è un'invenzione, così come però per altro verso evidentemente, cioè alla base del suo del Movimento 5 Stelle ci sono i movimenti e i referendum sui beni comuni, cioè lui, devo dire, non prenderà mai delle decisioni, non si prenderà mai delle responsabilità, non farà mai delle scelte, proprio perché in questo momento agisce come quello che i politologi chiamano il catch all party, cioè il partito piglia tutti, che deve attirare e andare. Però in questo modo ho anche l'impressione che non schizzi, che non vai avanti. E lui il capo. Basta, facciamo un non applauso al professor Diamante. Forse vuoi il sindaco, volete dare una parola finale? Io non posso far altro che ringraziare di cuore il professor Diamanti per essere stato con noi e per averci parlato con questa consueta chiarezza. Ringrazio ovviamente tutti quanti voi e faccio ancora i complimenti al comune e a chi ha lavorato a questa scuola sui beni comuni per l'uscita. Buonanotte, grazie a tutti. Buonanotte.